Una volta costruita una scheda prodotto, bisogna ottimizzarla quasi sempre. Bisogna cioè raccogliere dei dati e vedere cosa funziona e cosa non funziona. L'ottimizzazione l'abbiamo vista in altri video anche qui sul mio canale YouTube e vali a vedere, l'abbiamo visto sulle immagini, sul copy e su tanti altri aspetti. Qua in questo video volevo fare un ragionamento su aspetti un po' più avanzati. Prima di tutto farti vedere questa tabella che fa parte del corso sulla scheda prodotto in Content University Academy, corso molto completo sulle schede prodotto che puoi guardare in abbonamento mensile o annuale. In questa scheda noi consigliamo di guardare questi che sono alcuni aspetti della scheda prodotto, ma ce ne sono anche altri molto più in dettaglio, rispetto alla tua scheda prodotto e a quella dei competitor, giusto per vedere dove ti posizioni rispetto alla scheda prodotto, cosa manca che magari altri stanno mettendo e che potrebbe funzionare. Quindi, ad esempio, l'ottimizzazione passa sicuramente dal copy con la value proposition, il posizionamento, lo storytelling, le immagini di alta qualità, bisogna guidare la persona come se la scheda prodotto fosse un prodotto reale, no? Quindi immagina qual è l'esperienza di una persona col prodotto reale, in negozio ad esempio. Ecco, devi riprodurre il più possibile quell'esperienza con i dettagli delle immagini anche sulla scheda prodotto, altrimenti manca qualcosa. Ma poi bisogna ottimizzare magari i video, magari mettere dei video, perché no? La user experience, i breadcrumbs per non far perdere la persona all'interno dell'e-commerce, i dettagli su caratteristiche, vantaggi e risultati, il loro posizionamento all'interno della scheda prodotto, la thank you page, perché no? Assolutamente, l'upselling e cross-selling che adesso vediamo. Quindi ci sono tanti, tanti, tanti elementi che puoi utilizzare per ottimizzare la scheda prodotto. Vediamo alcuni esempi. Qui siamo nella scheda prodotto di MediaWorld, siamo in una scheda prodotto di un computer e poi ti dicono combinazioni consigliate. E quindi ti mettono combinazioni, secondo me, rilevanti, perché ti mettono il pacchetto Office, poi il mouse e addirittura la borsa, tutte cose che potrebbero essere utili in effetti per chi compra un computer. E ti mettono già il prezzo con l'eventuale sconto, quindi non devi fare sforzi a calcolare quale sarà il prezzo finale, ti fanno vedere subito qual è il prezzo e con un clic puoi mettere tutte e due nel carrello. Questo è un ottima combinazione di prodotti per far aumentare lo scontrino medio e soprattutto mi piace la rilevanza. Non ti mettono tipo il cavalletto per una macchina fotografica, no? Che non c'entra niente, ma ti mettono cose che assolutamente c'entrano con l'acquisto di un computer. Altre cose che si possono fare sono le sezioni di suggerimenti di articoli che potrebbero interessare, ovviamente, ma anche il completa il tuo look o addirittura compra il look. Quindi c'è il modello, la modella che fa vedere dei prodotti. Indosso, qua siamo su Adidas, e invece di farti vedere solo la felpa, magari ti dicono: vuoi comprare tutto? Anche se sei nella scheda prodotto della felpa, però vedi che ci sono anche i pantaloni, le scarpe, il braccialetto. Vuoi comprare tutto? Ecco, puoi cliccare qui. Oppure, appunto, completa il tuo look con altri suggerimenti. Questo è un altro modo per far navigare bene la persona e soprattutto per suggerire, perché no, altri prodotti che sono ovviamente rilevanti. La rilevanza è sempre molto importante. Un ultimo esempio che mi piace molto è questo di questa macchina da scrivere Lego. Vedi che hanno creato un set con foto e anche video con una persona vestita con i vestiti del tempo e con una scrivania e tutto appunto il set di una volta, per farti proprio vivere l'esperienza di quella macchina da scrivere come se fosse 100 anni fa. Ecco, questa mi piace molto, è un'ottimizzazione molto più avanzata che però fa vivere veramente il prodotto nel contesto. Quindi se vendi uno zaino da montagna, fallo vedere in montagna. Se vendi una scarpa elegante, fallo vedere in un ristorante elegante. Fai vivere i tuoi prodotti nel contesto. Le persone possono immaginare, addirittura stai facendo qualcosa di più che non puoi fare, ad esempio, in un negozio fisico. Ok? Quindi addirittura la scheda prodotto può fare di più. Queste sono alcune delle ottimizzazioni che ti consiglio, che puoi andare a vedere nel corso completo sulla scheda prodotto in Content University Academy, disponibile con l'abbonamento mensile annuale. Vuoi vedere adesso le tue schede prodotto e chiediti, rispetto alla tabella che ti ho dato all'inizio, quali sono le ottimizzazioni che assolutamente devi fare.